Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua, come state? Bentornati in questa categoria video che amo e voi mi seguite a ruota libera perché, come dico sempre, è facile truccarsi bene spendendo un po' di più, ma è difficile trovare dei prodotti super low cost davvero validi. Quindi oggi sono qua per condividere con voi le mie nuove scoperte low cost makeup. Ma prima di iniziare, come ogni volta, vi ricordo di raggiungermi anche su Instagram, perché rispetto a qua, di là siamo quattro gatti, quindi se vi fa piacere raggiungetemi anche lì. Vi ricordo inoltre di aprire l'info box per tutti i dettagli su come ho realizzato questo trucco, tra l'altro bellissimo dal vivo, molto bello, molto luminoso, molto autunnale, molto carino. E partiamo! Quindi parto da un correttore. Questo l'avevo acquistato tempo fa sul sito ASOS. Su ASOS io ci trovo tantissimi prodotti make up anche a prezzi molto vantaggiosi. È un correttore di Bourjois ed è un correttore anti occhiaie, illuminante e idratante soprattutto. Eccolo qui. Lui è il Radiance Reveal di Bourjois ed è un correttore perfetto se cercate un correttore coprente ma dall'aspetto invisibile. La coprenza la definirei come media. La texture di questo correttore è bella fluida ma non si infila nelle pieghette. Come promette Bourjois, confermo che questo è un correttore sia idratante, perché non inaridisce la zona del contorno occhi, sia illuminante. Oltre a essere molto naturale sotto l'occhiaia, questo correttore ha un effetto molto illuminante, quindi è perfetto di prima mattina. Ma nonostante questo, devo dire che è anche formulato con la giusta quantità di pigmento che consente anche all'occhiaia di essere coperta. Sapete che io ad esempio ho un'occhiaia molto scura e scavata, e quando utilizzo un correttore illuminante vado sempre a farlo al di sopra di un correttore che mi abbia prima coperto l'occhiaia tipo pugile che mi ritrovo. Questo ad esempio la mattina è perfetto perché risulta molto delicato sul contorno occhi, soprattutto se come me in questa stagione vi svegliate con l'occhio un pochino congestionato. Copre giusto, non secca il contorno occhi, si comporta benissimo sulle pieghe ed è anche arricchito di acido ialuronico. Ottimo prodotto, pagato un po' meno di 11 euro. Poi altra cosina, ve l'ho già fatta vedere nel video precedente in realtà, e sto parlando di questa palette contouring di Essence, se non fosse che ho trovato dopo qualche giorno anche la versione più scura. Questa è la 10 per pelli chiare e questa per pelli scure, ovvero la 20. Su una ragazza mulatta questa ce la vedo molto bene, anche perché non è troppo fredda, quindi così a occhio potrei sbilanciarmi nel dire che anche su una pelle scura non risulti grigia. Confermo quello che ho detto con la precedente versione: sfumabilità estrema, gioco di colori perfettamente bilanciato per fare il vostro contouring. Quindi già mi trovavo benissimo con questa, di cui però, come vi ho già detto, usavo solo questo colore. Di questa riesco a utilizzare entrambi e devo dire che sono ottime. Tra l'altro anche sul viso, oltre a sfumarsi alla perfezione, durano moltissime ore, non spolvera, si sfuma alla perfezione. Ragazze, se cercate una terra super economica, perché costa 4,99 euro, della resa perfetta che non ha davvero in questo caso nulla da invidiare alle terre high end, andate a sbirciare queste di Essence. Se siete molto chiare magari scegliete la numero 10, ma entrambe sono palette ottime. Tra l'altro un altro appunto che volevo fare: nonostante il packaging sia molto semplice, classica, proprio base, sono cadute entrambe e anche un po' di volte, sì, anche prima mentre stavo facendo questo video, e non si sono mai rotte. La cialda non si è spaccata, la confezione non si è rotta. Insomma, devo dire che per essere palettine che costano solo 5 euro, sono super dignitose e anche super consigliate. Un eyeliner veramente valido, siamo sui 10 euro, è questo di L'Oreal, che non avevo mai provato. Io amo gli eyeliner L'Oreal, soprattutto quello in gel. Questo è il Tattoo Signature, lo possiedo nella colorazione Extra Black, penso che si trovi anche negli store fisici tipo Acqua e Sapone eccetera. L'ho dovuto comprare online perché non l'avevo mai trovato. Questo eyeliner è caratterizzato da una punta molto grande che si affina moltissimo. Mi piace perché è ancora bello scrivente nonostante lo possieda da un pochino, quindi nonostante la punta in feltro imbevuta di prodotto, di eyeliner, non si è ancora seccato, è perfettamente scrivente. Grazie alla punta di questo eyeliner voi siete veramente super facilitate nel tratteggio di una cut liner, perché basta appoggiarlo e già la punta di sé per sé rappresenta la forma base di un eyeliner quasi cut crease, quindi questa forma molto allungata, bella spessa. Se
vi piace una coda di eyeliner bella definita, bella grande, importante, con gli occhi da gatta, questo eyeliner potrà fare al caso vostro. Poi, prodotto rivelazione, anche se devo premettere che tutta questa linea mi è piaciuta davvero tanto, i prodotti Geisha Brows di Astra sono stati per me un grandissimo sì, ma tra tutti quello che sto usando con più frequenza è senza ombra di dubbio il gel per sopracciglia. Questo è un gel in crema, dice di essere waterproof, ma non lo ritengo poi così waterproof. Comunque regge molto molto bene, molto scorrevole, facile da applicare, il colore risulta pienissimo, effetto semilucido, quindi vi dà questo aspetto di sopracciglia quasi tatuate, si riesce a lavorare bene, dura comunque tutto il giorno e anche qualcosa di più, senza sbavare, senza crearvi problemi. È un'ottima soluzione super low cost se amate ridisegnare le vostre sopracciglia con il gel. Un correttore che mi è piaciuto davvero parecchio è questo di Rimmel, che si chiama Lasting Matte. È un correttore soft matte, significa che non è troppo luminoso ma nemmeno totalmente opaco. È formulato per durare 24 ore, concordo, dura molto molto bene. La texture è piacevole da applicare poiché risulta subito molto coprente su tutta la zona dell'occhiaia, non secca l'area. Nonostante questo, a me non va in alcun modo a seccare l'area del contorno occhi, dura davvero tantissime ore. Io ho notato che va proprio a riempirmi e a minimizzarmi l'area. Si setta, quindi si ferma con molta molta facilità sul contorno occhi, non vi va in giro, dura veramente tantissime ore. La coprenza la definirei media o alta. Rimmel lo definisce un correttore full coverage con coprenza piena. Concordo a metà, nel senso che se ne applicate poco risulta una coprenza medio alta, super naturale. Se lo stratificate, lo tamponate bene, riuscite ad avere davvero un'alta coprenza. Comodo anche da utilizzare sulle aree del viso dove avete magari delle discromie. Buon prodotto, e anche in questo caso siamo sotto i 10 euro. Uno dei prodotti più famosi sul web, ve ne ho già parlato lungamente circa 2 anni fa, perché sono texture davvero fantastiche che all'epoca hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei rossetti liquidi super low cost da drugstore, quindi da supermercato. Sto parlando delle famosissime Maybelline Superstay Matte Ink, i rossetti liquidi opachi no transferred lunga tenuta di Maybelline New York. In questo caso però voglio parlarvi di questo colore perché è risultato una vera e propria rivelazione per me. È il numero 65 Seductress, un colore bellissimo che negli scorsi video ho più di una volta indossato e sul quale ho ricevuto un sacco di domande su quale colore io stessi indossando. Eccolo qua, è lui, un colore super cremoso, bello pieno, avvolgente, vibrante. Nei primi lanci questi rossetti erano usciti in poche varietà di colori. Se come me amavate i nude, non c'era tutto questo imbarazzo della scelta, diciamocelo. A questa texture straordinaria invece si sono aggiunte delle varietà di colori davvero interessanti, tra cui questa mi ha colpito a un primo swatch in negozio e me ne sono perdutamente innamorata. Non sto neanche a dirvi di quanto performante sia la formulazione di questi rossetti. Sono super delicati sulle labbra, super elastici, morbidi, non si spostano, durano un sacco di ore, non seccano le labbra, non mettono in risalto pieghette, rughette. Il colore risulta bello pieno, non si sgretola. Insomma, io non posso trovare che solamente pregi a questi prodotti con un prezzo super contenuto. E penultimo prodotto di cui voglio parlare questa volta tocca un pennello. È un pennello Essence, siamo sotto i 4 euro. A differenza del precedente che vi avevo mostrato anche in uso, ed era il pennello da fondotinta con cui ho costruito un look totalmente dedicato a Essence che trovate qua nei video del canale, questo non mi ha mai perso peli, l'ho già anche lavato, lo sto utilizzando con piacere per il mio contouring perché ha una forma davvero perfetta per posizionare nelle aree strategiche del viso, quindi sotto al ramo mandibolare la nostra polvere fredda, ha il taglio giusto per essere utilizzato per lo scalping e ha anche il taglio giusto per depositare la nostra polvere contouring naso in questo modo. E perché no, anche per andare a scolpire quest'area del volto, si presta molto bene perché se giriamo un pochino il manico riesce a prendere tutta la forma C con cui possiamo scolpire il nostro viso. Insomma, un pennello super economico, bello da vedere perché è bellissimo, con questo manico bianco, la ghiera in oro rosa, è anche carino da appoggiare sulla nostra makeup station, ma soprattutto ritengo sia un pennello molto funzionale, molto furbo, se non siete molto pratiche nel posizionare le vostre aree di scuro.
scuro durante un contouring. Quindi se lo trovate io un occhio ce lo butterei. Terminiamo questo video con un altro correttore, in questo caso del brand Barry M. L'ho acquistato online, ma vi metto il link qua sotto. Costava meno di 6 euro ed è un correttore veramente fantastico per quel che mi riguarda. Si chiama All Night Long Full Coverage Concealer, quindi un correttore che unisce l'alta coprenza, che confermo avere, a una lunga durata. Anche questa l'ho riscontrata, mi è piaciuto moltissimo. Io ce l'ho nella colorazione numero 2, Hot Meal. È un correttore bello coprente, in questo caso ho preso una variante un po' più chiara per illuminare l'area. È un correttore che, nonostante sia così chiaro, mi spegne già da solo l'occhiaia senza ingrigirla. Questo significa che il pigmento colore è bello presente, non mi secca assolutamente l'area del contorno occhi, anzi me la liscia, me la riempie bene, non va nelle pieghe, si setta subito. Ho notato dura bene anche senza la cipria, anche se un velo vi consiglio di metterla sempre nel contorno occhi. Insomma, un ottimo correttore. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Io spero di esservi stata in qualche modo utile. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Non scordate di starmi bene. Ciao.